Siamo gli Alt F4 e anche noi ascoltiamo Radio Baiano. Oh yeah. Pomeriggio, finalmente. Ora manca solo tipo un'apocalisse per fermarci. Ce l'abbiamo fatta finalmente dopo. Benvenuti alla puntata di Radio Indifferenti, eccezionalmente di domenica, perché andiamo in onda il giovedì alle 8. Abbassiamo la musica, ci dicono dalla regia. Traporterò, un sacco di gente mi ha chiesto: ma che è successo, Frange? Perché poi ho messo post molto tristi. Sì, vabbè, in questi giorni ho passato giorni di ansia e di tristezza a causa di Francesca. Però non per colpa mia. Ci siamo, abbiamo doppia intervista oggi e cominciamo con Flavia Guarino. Buonasera a tutti e buona domenica. Ti ringraziamo per la pazienza. Ah, tranquilla. Perché veramente siamo stati insopportabili, non per colpa nostra. Però ci presenti chi ti accompagna? Sì, mi accompagna Enrico Romano direttamente da Gela, cioè quindi sicilianissimo più che mai, che è qui. E stiamo presentando il mio primissimo progetto cantautorale, che è Istinti Primari, uscito lo scorso 29 settembre. Veniamo da una 3 giorni abbastanza ricca tra interviste in radio, serate. L'altra sera, il 28, eravamo a Piedimonte Matese, città dei Robespierre Revolutionary Party, dove abbiamo fatto un altro release party. Ormai questo è, diciamo, il mood di questo mini tour, è quello che stiamo facendo: più release party che concerti normali. Però vabbè, l'importante è che sia una bella festa e che ci divertiamo tutti suonando e presentando i nostri progetti. Giusto. Tu sei al primo EP? Sì. Come è nata la tua passione di scrivere, di comporre, di suonare? Allora, io prima di cominciare a pensare all'idea che poteva esserci dietro Istinti Primari, comunque ho sempre lavorato con gruppi. Fin da quando avevo 14-15 anni ho sempre suonato, avevo il classico gruppo all'inizio pop rock, poi sono passata al punk, avevo il trio punk, perché poi avevo cominciato suonando il pianoforte, sono passata al basso, che è rimasta poi la mia passione fondamentalmente. Quindi avevo il gruppo panchettone con gli accordi portati così serrati. Poi sono passata al cantautorale, lì ho cominciato a scrivere dei pezzi miei, ho avuto diverse formazioni, prima un trio, poi un duo, e poi alla fine sono arrivata. Ecco, è interessante la domanda che mi hai fatto, perché proprio ieri Enrico mi chiedeva, eravamo a casa e mi fa: ma quando è che è nato il progetto Flavia Guarino? Io dicevo: guarda, il progetto Flavia Guarino è nato nel 1994, se qualcuno però in realtà, cioè, se uno pensa bene a cioè vuole pensare a quando si è cominciato a parlare di avere proprio un progetto dove ci metti la faccia, è nato tutto tra il dicembre e il gennaio dell'anno scorso. Quindi adesso festeggiamo questo anniversario con la promozione di questo EP, che spero piaccia. A me piace. Io l'ho ascoltato per tutta questa settimana e la settimana scorsa. Confermo, anch'io ho ascoltato tutto. Grazie, ragazzi. Io, ascoltandolo, ho notato che comunque è tutto molto autobiografico. Sì, a parte forse, cioè, volevo sapere se anche magari le storie di Lolita e di Charlotte, ci sei sempre tu dietro quelle ragazze? Oppure no? Allora, guarda, ti rispondo subito, perché riguardo Lolita, sì, è autobiografica, cioè nel senso che è una canzone che ho scritto in un periodo in cui ho vissuto proprio le sensazioni di cui parla la canzone, e si sente comunque che è una Flavia ancora meno matura, perché è un pezzo scritto 3 anni fa, con un mood diverso, però c'è molto di autobiografico. In Charlotte, guarda, non vorrei parlarti di autobiografia, nel senso che Charlotte non sono io, però Charlotte esiste ed è stata una persona molto a me molto vicina, che alla fine si è rivelata essere anche musa ispiratrice sotto certi punti di vista. Tu, passo la palla. No, io questa domanda avevamo comunque tutti e due trovato qualcosa vero, da dire. Io ho notato, non proprio nella prima canzone, ma data la seconda traccia in poi, la costruzione, o meglio la nascita di questo personaggio, sì, che con il tempo ha una sorta di evoluzione, cioè prende in considerazione di se stesso
e arriva fino all'ultima canzone, c'è cioè questa sorta di evoluzione. Se questo personaggio, già come ha detto Francesca, riprende comunque la tua carriera, la tua persona. Quindi è vera questa cosa che ho notato o è solo una mia impressione? Guarda, ci hai preso proprio in pieno, perché il mood di istinti primari è proprio questo, perché tu gli istinti primari all'inizio dovevano essere tutti e cinque i pezzi del disco, nel senso che doveva esserci un ultimo pezzo che riguardava proprio la famiglia, che alla fine ho scartato perché non lo trovavo proprio nelle corde a livello musicale con tutti gli altri. Però io lo mi piace definirlo un concept, istinti primari, sì. Un concept EP fondamentalmente, perché ci sono all'interno tutte quelle che sono le cose che una persona si porta dietro dalla nascita fino a quando poi non si allontana dal nido. Quindi ecco, c'è la terra d'origine, che è il quadro svedese, c'è l'amicizia, che è Charlotte, c'è appunto l'amore, come puoi trovare in Lolita, c'è poi dopo, ecco, quel distacco che c'è dalla infanzia all'età adulta, che tu vedi con il debole, e poi alla fine la consapevolezza di se stessi che è intornata a casa, consapevolezza che tu trovi a livello affettivo soprattutto, che è, diciamo, quello forse è uno dei pezzi più veri e più intimi, sì, di tutto il disco. Infatti è uno dei miei preferiti. Io vogliamo cominciare subito con un pezzo live di Flavia. Sì, perché io le mie domande le tengo sui pezzi, specialmente sui due che lei ha deciso di... Si è preparato una domandina. Ottimo, che lei ha deciso. Io è andato passo al lato della regia, cioè nel senso stacco il nostro sottofondo e piglio la reflex in mano, okay, così ti prendo anche. Che pezzo si suonate, cantate? Suoniamo quello che è il singolo dell'EP, che è Il Debole, che forse i Robespierre secondo me saranno d'accordo con me, è l'unico pezzo un po' più allegro, tra virgolette, di tutto il disco, dal momento che io faccio solo pezzi in minore, mi dicono. E questo, diciamo, sono comunque accordi in minore, però è un pezzo un po' più movimentato, un po' più allegro, simpatico, frizzante, direbbe Marco Marfè, però che salutiamo, sicuramente mi starà ascoltando. Questo è Il Debole. Hai mai pensato di poter venderti la faccia? Hai mai pensato alla gente, all'effetto che fa? Ti vedo che piange ed hai tra le mani la testa. Meno sottile di un tempo la tua ostilità, ma la notte passata del peggio già bagna le labbra. Non serve più vinti fuggire, ci bastano gli eroi. Gli amici già hanno pensato di farti la festa, e a te restano solo gli avanzi e il poco che hai. Perché sei un debole, il lato scuro della realtà. Non ti importa neanche lasciarti morire, perché sei debole, allo sguardo freddo e senza pietà, che non aspetta neanche più il consenso, ma solo il tempo di piangersi addosso. Rimetti le piccole cose che avevi in testa, carriere e futuri svaniti con facilità. Ascolti tua madre e decidi di non darle retta, e ride perché in fondo sai che non capita mai. E cerchi l'amico come fosse un gioco d'infanzia, che è accantonato e che aspetta come tu non vai. Un bagno di neve potrebbe essere la cosa giusta, e a te sembra quasi normale l'aspetto che hai. Perché sei un debole, la scura della realtà. Non ti importa neanche quando puoi lasciarti morire, perché sei debole, lo sguardo freddo senza pietà, che non aspetta neanche più il consenso, ma solo
era il debole. Bravissimi. Tra l'altro, approfitto del post live, come lui è diventato il tuo fidato chitarrista accompagnatore in questo, come vi siete conosciuti, come l'hai scelto? Io adesso vorrei fare una piccola pubblicità, perché ringrazio un grande servizio che viene offerto da un grande sito per i musicisti, che è Villaggio Musicale, non è vero Enrico? Io e Enrico ci siamo conosciuti tramite Villaggio Musicale, perché la storia, ecco, sono un po' prolista sotto questo punto di vista, però va bene. In realtà io, quando avevo fatto questo EP e doveva uscire, io mi trovavo in serie difficoltà, perché vivendo a Roma tutti i chitarristi fidati, musicisti che conoscevo erano di Napoli, quindi ho detto, caspita, come faccio adesso a portarlo in giro? Difficile. E per un periodo mi sono appoggiata, Filippo dei Robespierre mi ha prestato Giampaolo, che è diciamo la metà dei Robespierre, e avevo, per la presentazione del disco mi sono fatta aiutare da lui. Poi a un certo punto ho detto, no, non posso rubare un pezzo dei Robespierre, quindi devo cercare assolutamente qualcuno. Ho messo questo annuncio su Villaggio Musicale, con il SoundCloud del disco, ho detto, ragazzi, non cerco un turnista, cerco un chitarrista che abbia a cuore il progetto, che lo senta suo, che gli piaccia, che voglia collaborare con me, che gli potesse accompagnare, no, ma non solo, anche scrivere anche dei pezzi nuovi, potesse condividere con te insomma tutto, sì, il progetto. E mi ha risposto Enrico, e guarda, a scatola chiusa, perché poi su queste cose un po' c'hai paura che ti trovi il maniaco che ti ammazza. Infatti ci siamo incontrati in questo bar sicure, penso che anche lui avesse paura che io tipo era una tipo, sai, la cougar che voleva circuire il ragazzino, queste cose qua. Invece no, ci siamo ritrovati fortunatamente, e già adesso, che diciamo sono un paio di mesi che proviamo, già abbiamo scritto anche 2-3 pezzi nuovi insieme. Ottimo. Quindi c'è un'ottima alchimia, e questo è l'importante fondamentalmente. Nel futuro speriamo di riuscire a mettere su proprio una band, perché come hai potuto sentire dal disco, i pezzi sono proprio arrangiati per un gruppo anche un po' beat, sì. Quindi servirebbe una cosa del genere fondamentalmente. Esatto. Volevo chiedere ad Enrico, che visto che qua è giusto che facciamo anche due sì, domande, giusto, a lui. Quando tu poi hai ascoltato i pezzi di Flavia, prima di scegliere o dopo aver scelto comunque di collaborare, quali sono le cose che ti hanno colpito e ti hanno fatto capire, ok, voglio essere in questo progetto? A me sono piaciuti tantissimo gli arrangiamenti dei pezzi, e soprattutto mi piace molto il genere di Flavia, perché non l'ho mai sentito da nessun'altra parte. Molto, sono pezzi presi da vari generi e li ho uniti, ed era una cosa che mi piaceva tanto, soprattutto chitarristicamente, scrivendo anche arrangiamenti io li avrei scritti allo stesso modo, quindi ho detto, vabbè, ok, mi piace. Ottimo. E a proposito del fatto che tu comunque fai un genere che veramente noi che ascoltiamo sempre, grazie, difficilmente riusciamo a trovare, cioè il punto è questo, che magari c'è anche qualcuno però ma che non lo fa bene. Esatto. Quindi questo è il punto, trovare già difficile tu trovi un genere del genere, bellissimo poi fatto anche bene, quindi è un qualcosa di molto prezioso da trovare in giro. Ma anche perché ascoltare, soprattutto, cioè, di cantautrici soprattutto italiane, penso che ultimamente ce ne sono poche di quelle realmente buone. Sì. A proposito di questo, ti senti più vicina magari alle cantautrici intimiste, che ne so, una Cat Power, una Tori Amos, oppure a quelle più ribelli come per esempio Carmen Consoli, che mi hai messo nella top 5? Allora guarda, per me c'è un lato intimista, cioè io i nomi che hai citato, Cat Power mi piace tantissimo, Tori Amos, c'è stato un periodo della mia vita che ascoltavo solo quello, però io sono forse, ecco, un ibrido come preferenza, perché se io ti dovessi dire un nome che secondo me racchiude proprio l'idea totale di quello che è per me l'ispirazione di una cantautrice, è Nidi Franco. Nidi Franco è stata una grandissima fonte di ispirazione per me. Poi io vengo da un genere che a me piace molto il blues, piace molto il country, piace tutta la scuola di Nashville degli anni 60, mi piace Johnny Cash, Elvis, Perkins, cioè sono cresciuta anche con quello. Quindi trovare un riferimento cantautorale per chi viene da questo genere qui è molto difficile. E con Nidi Franco ho avuto proprio questa illuminazione, che l'ho scoperta poi relativamente poco, cioè poco fa, cioè saranno stati un paio d'anni fa. Come me qui. Sì, è bravissimo, incredibile artista. Come italiane, sì, Carmen Consoli sicuramente riferimento, però un altissimo riferimento che ho è quello di Cristina Donà. Cristina Donà, che
ne parlavo sempre con Enrico l'altro giorno che eravamo in macchina, stavamo andando, lui non l'aveva ancora mai sentita, ha detto guarda Cristina Donà racchiude quello che è la bellezza del cantautorato senza avere neanche una voce chissà quanto bella. È vero. Ed è questo quello che mi piace, perché neanche io ho una voce che tu dici, sai, il soprano oppure la voce sanremese, estremamente dotata, esatto, cioè comunque è una voce che ha delle inclinazioni jazz, non è la voce che tu trovi in radio tutti i giorni fondamentalmente, però mi piace giocare con quello che può dare fondamentalmente. Tra l'altro è bello perché in ogni intervista che facciamo Eni Di Franco esce sempre. È già la seconda terza volta che esce. Ah, davvero? Sì, che esce Eni Di Franco così. È il momento della mia domanda cazzimosa. Allora, abbiamo capito tutti che comunque sei tu dietro comunque alla questa crescita dell'album di questo personaggio, però la mia domanda va un po' contro questo, nel senso, quando il debole, sì, in realtà mica l'avevi dedicato a qualcuno sì, che pensi che sia, che in realtà sì, è debole e ce l'hai un po' sulle scatole? No, il debole, guarda, in realtà è tutto. Io ho detto, le mie domande ci azzeccano sempre, perché la prossima è peggio di questa. Sì, la prossima, se ho capito su quale pezzo la vuoi fare, è ancora peggio. No, il debole sì, ovviamente non ti dico a chi è dedicato, vabbè, il nome e cognome. Dice il peccato, ma non, esatto, è il peccatore. Però è dedicato a un mio caro amico. In realtà tutti pensano che il debole è una canzone di odio, cioè una canzone denigratoria. In realtà il debole è una canzone d'amore, no, d'amore, d'affetto, amicale, fortissima, perché parla di una persona che vede da fuori quello che sta accadendo a una persona a cui vuoi bene, che si sta buttando via per delle cose. Cioè è un tema molto spinoso, perché non so se si capisce dal testo, perché io ho usato dei riferimenti molto velati per non farlo cadere nella retorica. Fondamentalmente parla di una dipendenza da cocaina, è debole, e volendo raccontare una cosa che mi hanno detto molti ascoltando il debole, è che io riesco, cioè sono riuscita, ma non mi voglio prendere che non sono miei, magari mi dicono una stronzata, scusate il termine. No, vabbè. Il fatto che io sono riuscita a mettere una parola così brutta come il morire in un contesto così diciamo allegro come può essere il mood della canzone e del debole, quindi è un po' questa dicotomia questa dicotomia che è espressa, cioè che volevo esprimere anche attraverso il testo, cioè il fatto di una persona che pensa di vivere una vita che è al top ma alla fine si ritrova a essere debole e solo sotto questo, sì, punto di vista. Sì, non era come immaginavi tu, quindi c'era tutto un, no, altro mondo. No, però, è la tua versione. No, però no, boh, il punto è questo, che comunque da una domanda che pensavo io, però c'è una domanda con la cazzina, è stupida. Sì, come invece hai scoperto una, però io, il mio intento è quello, la mia domanda deve essere semplice e diretta, che poi ti apre tutto un altro mondo, giusto? Va bene. Mandiamo la prima canzone, traccia, esatto, di Istinti Primari dell'album dell'EP di Flavia, e ci ascoltiamo Il Quadro Svedese. Nel quadro svedese si rincorrono storie di vite ordinate. Che stiamo a fare
Siamo tornati, Radio Indifferenti, siamo con Flavia Guarino e abbiamo appena ascoltato la prima traccia di Istinti Primari, il quadro svedese. Ho qualche altra domanda da farti. Tu sei campana, però da un po' sei a Roma. Sì, 2 anni e mezzo. A Roma sicuramente penso sia molto più facile per le realtà emergenti ed indipendenti proporre i propri lavori. In realtà no. Cioè no. Tutti pensano, sai, sei andato nella terra come se Roma fosse l'America. In realtà Roma è molto, 10.000 volte peggio per il semplice fatto che tutti suonano. Cioè io sono molto attiva nel panorama musicale romano perché oltre a suonare mi occupo di promozione di artisti emergenti, quindi ho votato la mia vita alla salvaguardia e alla difesa dell'indie. e quindi quello che ho potuto vedere nei 2 anni che ho passato a Roma è che sì, ci sono molte più possibilità, però queste possibilità, diciamo, non sono direttamente proporzionali al numero delle persone. Che suonano. Perché ovviamente, come fai conto l'Agronolano, nell'Agronolano quanti posti ci sono in cui suonare? 3, 4, però ci sono magari 10 gruppi che suonano, a Roma ci sono magari 100 locali, però 500 gruppi. No, perché magari cioè, i gruppi che magari suonano qua in Campania, che ultimamente stanno veramente crescendo a dismisura. Sì. E ogni volta che magari sento qualcuno si lamenta del fatto che trova poco spazio qua per esprimere i propri lavori, perché vogliono solo ormai tribute band a go-go. Sì, a Roma, ecco, il discorso della tribute band c'è poco, cioè c'è, ma solamente i locali che tu sai che fanno quella programmazione lì, non ci pensi proprio a fare la musica dal vivo che non sia tribute o piano bar. I locali in cui si fa musica dal vivo, che sono molto belli, penso alle Mura, penso al Pierrot Le Fou, che è un po' la mia seconda casa, a Monti, sono dei posti che fanno una programmazione sempre viva, sempre nuova, sempre ricca di gruppi emergenti che vogliono portare qualcosa di nuovo. Cioè, se tu vai lì e gli fai anche solo la cover, non va bene, cioè devi portare qualcosa di tuo. Quindi questo è il circolo degli artisti. Sì, il circolo degli artisti, anche se ultimamente sta avendo dei problemi a livello logistico, però già è un po' più grande come atmosfera. Io sono sempre per, diciamo, far emergere i locali anche più piccoli che fanno, ecco, mi viene sempre l'esempio del Pierrot Le Fou, perché io settimana prossima sarò ospita questa kermesse bellissima che organizzano già da 2 anni a questa parte, che è il Monty Freak Festival, che è il festival acustico che con gli anni è diventato uno dei più belli di Monti, ma anche un po' della capitale. Sì, ho visto un po' online. Con una bella line up, il locale è grande quanto Radio Baiano, ecco, ho detto tutto, però c'è sempre tantissima gente, Sunset Project, sempre lì dei giornalisti, cioè c'è una bella, diventa proprio un clima culturalmente vivo, cioè come atmosfera. Cosa che qua si trova proprio poco. Sì, però devo dirti la verità, alla fine io ho vissuto, nonostante, ecco, nelle mie canzoni traspaia un odio un po' esagerato per la provincia, io penso che negli ultimi anni si stia un po' risvegliando. Sì, stiamo facendo passi avanti. Anche ho visto col progetto vostro, la leva musicale, non siete voi, sono altri, il progetto di Nola, la leva musicale degli anni 10. Sì, oppure, quelle stanno facendo belle cose. Oppure anche vedere una radio che, io infatti vi dicevo al microfono spenti che in questa radio, cioè io in questo paese ci venivo a registrare, non c'era niente prima. Sì, in realtà siamo da soli. Ed è bello, molto bello, cioè io l'ho vissuto in piccolo anche a Marigliano, perché noi io ho militato per un periodo a Radio Entropia, quindi anche noi abbiamo avuto questa stessa crescita. E guarda, la provincia può sopravvivere a questa cosa, i gruppi musicali della provincia possono sopravvivere. L'unica cosa è che fondamentalmente il problema della provincia è il modo in cui si stilla nei ragazzi che suonano, cioè nel senso che molto spesso, io l'ho visto con tutti i turnisti, con i musicisti con cui ho suonato prima di andarmene a Roma, c'è questo forte attaccamento al territorio che va bene fino a un certo punto, fino a quando poi non ti tarpa le ali, come dice la canzone. Nel senso che va bene le radici, va bene le origini, però se hai la possibilità di saltare nel vuoto e di andare lontano dalla tua comfort zone, come dicono, di avere più ambizione. Sì, avere più ambizione e volare, basta, farlo, cioè senza legarsi troppo alla comodità di stare a casa. Malattia, sì. Un'altra domanda, poi lascio a Nino la palla.
ho visto, documentandomi su di te, ho visto anche che sei una bravissima fotografa. Ah, grazie. Sì. Volevo capire quanto magari alla musica influenzi anche il tuo modo di fotografare, di percepire le cose. Allora, io, come ti dicevo prima, avendo votato la mia intera esistenza la musica emergente, eccetera, anche fotograficamente parlando, io ho sempre preferito fotografare i musicisti e la loro energia, il loro modo di cioè cercare di trasmettere, diciamo, come sono fatti loro attraverso la lente, fondamentalmente. Quindi anche le copertine che ho firmato sono state sempre dettate da amicizia anche con i musicisti. C'è sempre una grossa importanza oltre all'aspetto musicale, cioè puoi fare anche musica elettronica, però se io ti conosco, so che quello che tu fai è genuino, riesco a trasmettere, cioè cerco di provarci a trasmettere la tua vita, la foto. Sì, come io ho firmato le copertine degli album dei Dickens, di Giorni dal Basso, sono stata sua fotografa, cioè sono tuttora sua fotografa per quanto riguarda i concerti di musica live che fa, e firmato le fotografie promozionali di Giovanni Conelli, che è un mio grandissimo amico, che ha questo progetto di musica elettronica molto bello, insomma un bel po' di cose. E poi mi piace, cioè per un periodo ho lavorato anche come fotografa freelance a Roma, sempre per il fatto che per me dove c'è musica va bene. Tu hai altre domande? Prima di ascoltare un altro pezzo live, sì, la mia domanda era sull'ultima strofa del quadro svedese. Sì. Io credo che, rileggendo il testo, perché fortunatamente sotto comunque alla canzone su YouTube c'è anche il testo allegato, che è un'ottima cosa anche per chi magari non riesce a trovare i testi delle canzoni di cantanti emergenti, quindi è difficile trovarlo, e l'ho letto un po' e ho notato che nell'ultima strofa forse c'è un messaggio importante. Sì. Che ha a che fare anche un po' con l'intero disco, secondo la mia opinione. Mi piacciono le tue riflessioni perché ci pigli sempre, quindi sono emozionatissima perché è fantastica questa cosa. Vuol dire che recepisce. No, ma io infatti io mi limito a fare poche domande perché me le vado a cercare magari nei testi, in qualcosa che può essere anche scherzato. Ah, secondo me ce l'ha con qualcuno in quella canzone. Però magari dopo cerco di aprire. Ma però guarda, è bello che tu abbia avuto questa premura di leggerti i testi, perché come parlavo spesso col mio produttore Michele Voltini, che saluto, di Imaginary Landscape, è un disco che la cui importanza, noi abbiamo voluto renderlo minimale perché l'importanza doveva essere sul testo, non sul resto. Quindi è bello che ti siano piaciuti. Vedi, servo a qualcosa io. E quindi la domanda è è sul testo, cioè il messaggio contenuto, il messaggio celato del testo, qual è? Il messaggio celato nel testo, tu dici la frase, sì, si ricuce un maglione per non mostrare agli altri la propria cicatrice. Esatto, sì. Diciamo quello che forse è un po' banale come risposta, quella che ti sto per dare, però è la verità, quindi... l'idea di apparenza che c'è nella provincia, cioè il fatto che ricuciamo un maglione per non mostrare agli altri che stiamo male, pensiamo al fatto che magari ci sono persone che sempre che vivono delle storie assurde nascoste sotto il tappeto, che però magari in piazza sembrano avere la vita migliore di tutti. Quindi ho pensato a questo, cioè si ricuce un maglione in modo tale che la cicatrice non si vede, cioè il male che tu c'hai si nasconde nel quadro svedese. Perfetto, perfetto. Sei soddisfatto? Sono soddisfatto. E adesso ascoltiamo prima... un altro pezzo live di Flavia. Sì, sì, metto un attimo. Stacchi tu o stacco io? Devi mettere a fuoco la macchina. No, devi staccare tu perché non sono capace. Ok, allora inizio a staccare. Intanto chiedo a Flavia cosa ci suona. Sì, io vi sono l'ultima traccia del disco, che è Tornato a casa. Un pezzo più intimo che fondamentalmente penso forse la vera canzone d'amore del disco, nonostante Lolita anche parli d'amore, questa forse è la vera canzone, l'unica vera canzone d'amore che penso di aver scritto, e spero vi piaccia. Questa è Tornato a casa. Gira tutti i posti che vuoi, scopati anche chi vuoi, quando si fa buio almeno torna a casa. Dammi
cambia città, non che personalità. Quando avrai paura almeno torna a casa. Dici che penso sempre a me, che la mia pelle non c'è. Quando decidi di tornare a casa, pure guardi, io sto ferma qua, ma non mi hai vista, non mi hai mai vista, ma... E ti guarderò cambiare forme e combinazioni e assisterò alle tue scelte e contraddizioni quando capirai che la paura è soltanto difesa incosciente. Lì ti volterai, mi troverai e poi capirai di esser tornato a casa. Tornato a casa. Ehi, qualche cosa non va, che l'altra sera ero qua quando ti ho visto tornare a casa. Piangevi, non mi hai detto il perché. Dimmi il problema se c'è, se tu sei triste quando torni a casa. Le valigie che vedi qua non sono casualità. Non so se ho voglia di restare a casa. Mi hai tenuta sempre per te, ma non mi hai vista, non mi hai mai vista, ma... E ti guarderò cambiare forme e combinazioni e assisterò alle tue scelte e contraddizioni quando capirai che la paura è soltanto difesa incosciente. Lì ti volterai, mi troverai, poi capirai. E combinazioni e assisterò alle tue scelte e contraddizioni quando capirai che la paura è soltanto difesa incosciente. Lì ti volterai, non mi troverai, poi capirai. Non sono tornata a casa. Io l'ho detto che questa era la mia preferita comunque. E ribadisco dopo averla sentita dal vivo. Grazie, grazie. Non so tu. È anche l'unico pezzo che ho suonato interamente io per te. Perché per tutte le altre tracce ci sono stati dei turnisti che hanno suonato la chitarra. Questo è un pezzo che ho suonato interamente da io, sola. Chitarra e voce, quasi in presa diretta, direi. come registrazione, quindi è anche quello un po' più diverso come arrangiamento, sì. non ha per niente arrangiamento, tutto completamente. Beh, forse è pure per questo che mi piace così, non lo so. Io riprendo un attimo. Ah, sì. Ah, devi prendere aria. No, sai cos'è che stavo. Senza respirare per non muovermi e quindi mi manca. Io vorrei fare un po' il riepilogo sulla top 5 che hai scelto per noi di Indifferenti. Sì. Sì. Visto che lo facciamo sempre. Sì, sì, poi dopo faccio la mia domanda su questa canzone. Vai. Flavia ha scelto 5 canzoni. Ha scelto Ring of Fire di Johnny Cash, Thunder Road di Bruce Springsteen, Matilde odiava i gatti di Carmen Consoli e la Nino ha detto no, io Carmen Consoli non la tollero, non la sopporto. Poi ha scelto Aiutami tu che altrimenti mi dimentico. Non le ricordo neanche io perché allora Buffalo Bill di De Gregori. E l'ultima qual era? Forse le Zeppelin, impossibile? No, però mi verrà in mente. Possiamo anche aprire la chat. Sì, vediamo un attimo. No, tu intanto sei qualche altro. No, no, vabbè, mentre tu cerchi la canzone. Sì. Io faccio la mia domanda che avevo segnato. Ah, no, erano i Clash, Jenny Jones. Ah, sì. Ecco. Come dimenticare, perché intanto io ci arrivano complimenti per Flavia. Ah, Salvatore fa tanti complimenti alla ragazza. Un saluto a Salvatore che ci grazie, sta ascoltando. Salvatore. Allora, la mia domanda, tornando sempre alle domande un po' strane che faccio io. Allora, mi sono bloccato un attimo, tornato a casa. Sì. Perché? Allora, io pensavo, prima di parlare con te dell'intervista, che credo che entrambe le canzoni, sia il debole che tornato a casa, fossero un pelino collegate. Credo che, cioè, c'è sempre un qualcuno dietro a questo tornato a casa. Sono due persone diverse, però sì, c'è sempre un qualcuno dietro. C'è sempre un qualcuno dietro. Guarda, io te lo dico
dal principio, io tutte le canzoni che scrivo sono sempre dettate da esperienze che ho vissuto, cioè non mi piace fantasticare su storie altre, questo forse è un mio grande limite, perché ci sono molti cantautori bravissimi che raccontano storie bellissime che magari non hanno vissuto, cioè, però te le fanno sentire come se fossero vere. Io invece, purtroppo, per fortuna, racconto soltanto cose che sono capitate a me, quindi è naturale trovare, comunque sì, esistono persone, sì. Infatti nei ringraziamenti del disco ci sono citate tutte le persone che sono raccontate, ovviamente non è che dico tizio in questa canzone, esatto. Però e alla fine dico a voi, dedico, siete voi i protagonisti delle mie storie, a voi dedico i miei istinti primari, perché sì, perché io credo, cioè alla fine, che questa domanda già mi hai risposto in precedenza quando ti ho chiesto se era una tua crescita personale l'intero disco. Credo che forse questa sia l'emblema, cioè non a caso è stata messa come ultima canzone, credo sia l'emblema di questa crescita nei confronti anche delle altre persone tua, rispetto, cioè non so se mi sono fatto capire. Assolutamente, è così, hai capito benissimo, perché appunto tornata a casa è anche a livello musicale una crescita, perché l'ultimo pezzo è il pezzo più recente che ho scritto, tra i cinque. La storia è assurda, perché doveva esserci un altro pezzo, come dicevo prima, sì. Un arrangiamento incredibile, aveva quest'altro pezzo, una canzone molto più allegra, stranamente, e piena di, cioè, ci avevamo lavorato tantissimo, io e Michele, nei mesi di produzione dell'EP. Io mi sveglio una mattina di agosto, mi piace ricordarlo perché è divertentissimo questo fatto, infatti Michele mi voleva ammazzare. Gli dico: Michele, guarda, io non la voglio mettere più l'ultima canzone là dentro, io ho scritto sto pezzo il mese scorso, facciamolo pure chitarra a voce, però secondo me ci sta meglio. Oh, e l'ho fatto, e adesso tutte le persone vengono da me e mi dicono: comunque il pezzo che avrei preferito è tornato a casa. E io dico: ah, cazzo, cioè, a saperlo, cioè, l'avrei fatto dall'inizio, però alla fine, ecco, è un pezzo che ho scritto a giugno di quest'anno, quindi già il disco era in produzione, il mastering già era fatto addirittura, quindi ho dovuto stravolgere 3000 piani. Quindi hai scommesso su questo pezzo? Sì, ho scommesso su questo pezzo, anche se penso che sarà il prossimo singolo dopo il debole, tornata a casa, perché è una storia, una storia d'amore, un amore vero e molto sofferto, che però l'amore può non essere sofferto, non lo so, non ci credo a questa no. cosa, quindi io credo di no. Sto facendo la sagra della ritonica oggi pomeriggio, veramente, però cioè, mi sento ispirata. Bene, bene. Io manderei un ultimo pezzo dall'EP di Flavia per salutarla. Sì. Così facciamo questo cambio con i Robespierre Rivoluzionari Quarti. Prima di mandare il pezzo, facciamo una domanda che ci può rispondere al pezzo che dobbiamo mandare, visto che sono due i pezzi. Posso prima dire che Flavia stasera suona insieme? Sì, infatti, questo volevo dire. Stasera venite tutti al White Angel, che c'è il fantastico release party, Istinti alla Volpe, oppure La caccia ai primari, come direbbe Gian Domenico Piccolo. La caccia ai primari, che è appunto il doppio release party, penso che sia una cosa super folle che abbiamo deciso di fare io e Robespierre. E ci divertiremo. E ci saranno belle sorprese, belle cose da vedere, no, da sentire. Ci andiamo, sì. Quindi bravi, bravi. Allora, visto che non sappiamo quale canzone scegliere tra le due, facciamo scegliere lei, però ponendole anche una domanda, nel senso che lei si sente più Charlotte o più Lolita? Lolita? Sicuramente più Lolita. Quindi mandiamo Lolita, mandiamo. Allora mandiamo. Ringraziamo Flavia, sì, ringraziamo. Grazie a voi ragazzi, e ci vediamo stasera. A stasera, ciao. Yeah.
prendente di chi gioca ma non sa di essere vittima del suo stesso tranello. E confondi tanti maschi per purezza e infedeltà che ha voluto diventare il tuo tormento. Ma se il giorno che ritorni lui non ti aspetterà, non darti via con la tua facilità. Ma se il giorno che ritorni lui non ti aspetterà, pensa un po' a te. Ma Lolita è soltanto la prima di una serie di fatalità. È una luna che brilla anche senza sole. Lolita è soltanto un po' sola ed aspetta con abilità di essere la prima a bruciarti il cuore. Ma Lolita è soltanto la prima di una serie di fatalità, di quelle stelle che viaggiano senza far rumore. Ma ma vedrai, è tutta in discesa. Mio peccato, anima mia. Lolita, non piangere. Oh, mia lume. Da soli è difficile, mio peccato, sai. Mio peccato, anima superare mia, un'attesa. Rieccoci. Rieccoci, abbiamo fatto cambio e siamo in compagnia dei Robespierre Revolutionary Party. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Abbiamo fatto una piccola sostituzione tra il primo e il secondo e tempo. E abbiamo Filippo e Giampaolo. Sì, ciao. Quindi suoneranno, lo dico, se no ci dimentichiamo alla fine, suoneranno stasera lo White Angel insieme a Flavia Guarino. Per questo, questa era la seconda serata. La seconda serata che condividiamo con la cara Flavia. Con la cara Flavia. Faccio subito la prima domanda, che sarà sicuramente una domanda un po' scontata, perché la prima è sempre più scontata. Il progetto Robespierre Revolutionary Party nasce inizialmente come progetto solo di Filippo. Sì. Poi è subentrato Giampaolo. Cioè, quando è stato quel momento in cui hai deciso che Giampaolo era la persona giusta con cui condividere il progetto? Ma non l'ho ancora mai deciso. Ma scherzo. Tempo in cui non eri qui con me. Bravissimo. No, in realtà con Giampaolo ho sempre suonato, anche prima di Robespierre Revolutionary Party. Ci conosciamo dai tempi del liceo ed è l'unica persona di cui mi fido quando devo salire su un palco.
quindi avevo scritto queste canzoni e volevo portarle dal vivo, e quindi già dal primo concerto ho subito chiesto a Giampaolo di accompagnarmi live. Poi, dato che l'affiatamento nostro, come ho detto prima, è stato creato nel corso del tempo dall'esperienza che abbiamo avuto in passato, l'ho subito coinvolto anche poi per quella che è stata la registrazione del secondo EP, e quindi effettivamente come l'altra metà di Robespierre a riparte. Faccio subito un'altra domanda. È uscito da poco il vostro secondo EP, sì, La caccia alla volpe, e ci sono collaborazioni con il cantante del Muro del Canto? Sì, Giancarlo è stato colui che ci ha fatto registrare il disco, quindi nel suo Ismex Studio. Ci siamo rivolti a lui perché pensavamo fosse la persona adatta, avevamo avuto consigli da vari amici musicisti che già avevano lavorato con lui, e devo dire la verità, ci siamo trovati benissimo. Infatti salutiamo Giancarlo con affetto. Ciao Giancane. Con Alessio Toro, che è un nostro caro amico, violista di fama italiana, il maestro Toro. Il ruolo al pianoforte. Non ho capito. Dei World Piano Quartet. Sì, lui suona nei World Piano Quartet, suona con l'orchestra, stabilmente con l'orchestra di Ennio Morricone, ha fatto tournée mondiali e quindi ci ha nobilitato il disco venendo a suonare la viola nei nostri pezzi, ci ha fatto un regalo clamoroso e non possiamo far altro che ringraziarlo. Oltretutto ci ha anche accompagnato in un paio di live quando abbiamo presentato il disco a Roma, e quindi è stata un'esperienza bellissima anche sul palco, poi dal vivo avere la viola e la bravura di Alessio con noi. Avendo ascoltato un po' le tracce del vostro precedente EP, di questo, mi sono resa conto che voi comunque associate un po' quello che dal punto di vista musicale è molto easy listening, è molto melodico, sì, però i testi sono abbastanza profondi, anche a volte ermetici, secondo okay. me. Questo contrasto è voluto? E perché si no, è voluto? Okay, no, è volutissimo, non è voluto, cioè nel senso che quando mi sono avvicinato poi alla scrittura in italiano, che era una cosa per me inedita fino all'inizio di questo progetto, è nato in inglese, infatti il nome è ancora il retaggio della lingua inglese, e quindi ho voluto mantenere quella che è una caratteristica della musica italiana, cioè la forte accezione melodica. Dall'altra parte ho voluto associare quelli che poi sono le mie passioni musicali, che tendono al cantautorato di un certo livello, quindi dal mio proprio punto di vista personale, da ascoltatore in primis, mi avvicino molto ai cantautori per quanto riguarda i testi, quindi per me restano ancora la cosa più importante quando scrivo una canzone. Poi ho voluto cercare di associare anche la facilità di canto, di memorizzazione da parte del pubblico che ti ascolta, perché penso che una canzone che ti resta in testa, ti si appiccica immediatamente, lo riesci a fare grazie a una melodia, quindi sì, è una cosa a cui tengo particolarmente. Poi per i testi ermetici mi fa piacere. Passo la palla a te, che già ho fatto. Sì, no, allora, domanda che di sicuro vi hanno sempre fatto. Questa, che anche parlando con lei in macchina prima, Robespierre Revolution riparte. Allora, io parlando con lei ho detto, Robespierre Rivoluzione, ci siamo, ok, va tutto bene. La rivoluzione con il party, okay. Perché? Ma in realtà dico, se c'è, tu la puoi leggere in due modi, sì. Perché puoi leggere il partito rivoluzionario, sì, di Robespierre, e puoi leggere anche questa festa rivoluzionaria, che è un contrasto assoluto. Sì, quindi io l'ho vista più da un lato di contrasto. Cioè, sì, è chiaro, ma infatti più il la scelta di questo nome che ho fatto all'inizio era proprio perché mi piaceva questo contrasto tra il significato che potevi recepire dal nome, quindi questa ambivalenza era voluta, e quindi se sì, l'hai sì. colta mi fa piacere, perché era poi alla base della scelta del nome. Perché poi dopo ho notato comunque, anche ascoltando Atlante, sì, che è una di quelle che mi è piaciuta di più tra le canzoni che ho trovato su YouTube, c'era anche una cerca di stabilità nel sì. testo, viene ripetuta questa stabilità. Sì, sì. La vedevo un po' anche in contrasto sempre con la rivoluzione, dicevo stabilità, rivoluzione. La cosa mi ha incuriosito tanto, perché dicevo, bella come la ricerca anche di parlare di Atlante, questo personaggio comunque a livello comunque mitologico è molto famoso, è molto importante, e quindi vedevo tutto questo contrasto e chiedevo la tua stabilità, cioè meglio, la ricerca di questa stabilità, cos'è per te? Beh, nel caso specifico della canzone Atlante si parla di quella che è una relazione amorosa, d'altronde sì. le canzoni sono abbastanza sentimentali e hanno questa natura.
E quindi nello specifico la canzone parla di quella che è la difficoltà di relazionarsi con un'altra persona e di tutte le aspettative che si hanno quando si sta con una persona, quindi delle responsabilità che si hanno e della difficoltà di portare avanti delle promesse, delle scelte. E quindi quella stabilità era questo, è chiedere aiuto e cercare di rendere più semplice il compito arduo appunto della ricerca di un equilibrio all'interno, in questo caso, di una coppia. Perfetto, questo perfetto. È il significato. Io direi di farli suonare già il primo... Sì, primo pezzo, vai. Allora, io preparo tutto. Mentre io mi sistemo sulla sedia, maestro, tu sei pronto? Cosa ci fate? Facciamo ascoltare dal vivo il primo singolo tratto dall'EP La caccia alla volpe, che è Noi siamo animali. E dovrebbe fare più o meno così. Ah, io non so, un po' di... Mi fai il conto alla rovescia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Indifferenti, questo è ormai un tormentone per noi. Cioè è una settimana che ce la passiamo, come bella, è bellissima, ce la passiamo fra noi amministratrici. E ci fa piacere. Tra l'altro, a proposito della pagina, vi avevo chiesto di darmi queste famose cinque canzoni. In realtà, quando poi abbiamo immaginato, ma chissà che canzoni potranno consigliarci,
E tra i sondaggi c'era, vabbè, sicuramente un con la pesce, un di mare, non so perché. Poi in realtà ci avete proposto i giganti. Io sui giganti io ho fatto Lola. Sì, perché noi, era, ma noi la portiamo infatti dal vivo ed è l'unica cover che facciamo, perché siamo appassionatissimi di musica beat italiana e comunque degli anni 60 italiani. E questo si ricollega anche a quello che ci dicevi prima riguardo alla melodia e la capacità di apprezzare le linee melodiche, le melodie che ti restano in testa, e quello viene dagli anni 60 italiani, che secondo me è la componente fondamentale poi della musica di quel periodo. E poi un'altra cosa che almeno io ho apprezzato tantissimo, Orbetello di Giurato, io quella l'ho apprezzata tantissimo. Io sono un fan sfegatato di Flavio Giurato e che considero uno dei migliori cantautori italiani di sempre, se non il migliore, forse se la batte con De Gregori tra i miei gusti personali. E quindi Orbetello per me adesso è la canzone che da un paio di mesi non riesco a togliermi dalla testa, e quindi quando tu mi hai chiesto le cinque canzoni subito, dopo aver chiesto il suo parere, dico vabbè, io gliela piazzo Orbetello, perché, poi dopo tutte d'accordissimo su questa cosa, dopo tutte cose molto comunque tranquille arrivano i Black Sabbath, vabbè. E qui passo la parola al maestro Giampaolo. I Black Sabbath sono il gruppo che, diciamo, mi hanno portato nella musica rock. Io ero nel mio periodo rap, come tutti quanti abbiamo avuto un periodo rap, che c'è chi ci è rimasto, che non è, niente rimane assolutamente. Sempre meglio il periodo rap, questione di gusti. Il periodo neomelopico per altri. Quello è sicuramente sì. Per altri. Comunque, diciamo, ascoltando i Black Sabbath, poi iniziare ad ascoltare poi Led Zeppelin, Deep Purple, Beatles e così via. Questo è stato alle medie. E quindi ho iniziato a suonare la chitarra. Diciamo, con quei riff ho cominciato, e parlo sempre dei riff, il compare Filippo lo sa. E diciamo quelli che mi hanno portato a imparare a suonare la chitarra sono proprio loro, quindi se sono qui adesso lo devo sicuramente a loro e a quell'amico mio che saluto che si chiama Giuliano, che mi ha fatto ascoltare il Black Sabbath la prima volta. Lo ringraziamo. Io oltretutto aggiungo una chicca, mi permetto, sì, sì, che come no. La canzone che vi abbiamo inviato è Black Sabbath e la sua suoneria, quindi ogni volta che parte prima di rispondere aspettiamo che parte prima almeno i 30 secondi di Warpix, poi dico vabbè, poi rispondo. La cosa clamorosa è che alcune volte mi ritrovo ad arrangiare delle melodie, delle parti soliste, delle parti ritmiche, delle canzoni che comunque scrive Filippo, in cui risento alcune volte quella vena Black Sabbath, anche se è velata, è molto velata, perché chiaramente facciamo due generi molto diversi, però comunque mi ritrovo a trovare delle varianti che, se non avessi ascoltato i Black Sabbath, non avrei in testa. E invece la scelta di Tardei? Io sono un fan di Rodrigo Amaranci, come dicono i portoghesi, e lo seguo da un sacco di tempo, e prima mi è arrivato con i, non so se li conoscete, Little Joy, che era il side project di Fab Moretti degli Strokes, c'era Rodrigo Amarante, e Binky Shapiro, che ha fatto poi un disco con Adam Green. E poi ho approfondito la sua musica e quando è uscito Cavalo quest'anno io sono impazzito, ed è assolutamente il disco dell'anno per me. Poi già mi ero avvicinato alla musica brasiliana, Chico Buarchi, Caetano Veloso, Mariano Veloso, che è il figlio, e lo consiglio a tutti perché ha fatto un bellissimo disco quest'anno. E quindi Rodrigo sono impazzito e lo amo da morire, alla follia. Altra domanda che mi sono conservata, sì, nei vostri video su, cioè, i vostri video su YouTube sono sempre tratti da film, sì. Nouvelle Vague, quindi cinema d'avanguardia, tipo ho visto di un video, non mi ricordo però quale, sì, delle video canzoni, in particolare c'è... Nouvelle Vague è quello di Annina e la ferrovia del primo EP. Poi c'è un film di Romer, un altro film, sì, di Bergman. Sì, sì, cioè Atlante era un film di Bergman. E invece il video di Noi siamo animali? Il video di Noi siamo animali è un vecchio filmato della BBC, mi sembra, dove c'è questo circo itinerante, c'è questa tigre nella piscina, e quando l'ho visto ho detto lo devo usare per... Quindi canzone. Influisce un po' quello che è il cinema sulla... Ma guarda, io non sono un grande appassionato di cinema, o almeno non ritengo di... Ho i miei gusti, ho particolari registi che mi piacciono e che apprezzo, però non sono un grande esperto. Però dato che non ho, soprattutto all'inizio, il primo EP, il budget per fare un video, dato che siamo autoprodotti ancora adesso... Invece di scegliere di caricare una canzone su YouTube con un'immagine fissa, preferisco fare una sonorizzazione di un vecchio filmato. Quindi poi, facendo un po' di ricerca, ho trovato quelle immagini, mi sono piaciute, e adesso con Noi siamo animali ho voluto continuare questa cosa, perché è partita come necessità, come cercare di fare qualcosa di particolare per invogliare le persone magari a guardare
perché io consiglio sempre, nonostante sono video lo fai con zero budget, di guardarli mentre si ascolta la canzone, perché hanno secondo me un senso, quindi sono belli anche da guardare mentre si ascolta la canzone. E quindi anche con Noi Siamo Animali penso di aver individuato il video giusto, perché è particolare. Sì, è vero. Piace. Sì, è una scelta particolare che è molto anche ricercata. Cioè, quindi io vedendoli mi è venuta la voglia anche di guardarli, perché comunque c'entrano tanto con la canzone. Cioè, tipo, ti portano comunque quella voglia di guardare, di trovarti in questo mondo. Tipo quella tigre è bellissima, cioè sì. Quello, cioè, è una cosa spettacolare, è una tigre. Poi non so se l'avete notato, il video è all'indietro. Sì. Quindi, cioè, la tigre è venuta all'indietro. E quello era l'obiettivo che volevamo raggiungere, quindi se ci siamo riusciti. Quindi, tutti gli obiettivi li hai raggiunti questa settimana. Gli obiettivi settimanali, ragazzi, io me ne vado. Io direi, mandiamo una canzone. Mandiamo la prima traccia del loro EP, La Caccia alla Volpe, la facciamo annunciare a loro. Questa è Carnera, è la traccia che apre il nostro EP, e come la presentiamo sempre live, è una canzone di amore e pugno in faccia. Semplicemente. E ci vediamo dopo. Non indietreggiare.
eccoci tornati con i Robespierre Revolutionary Party per questa seconda parte della nostra intervista. Sì. Voi stasera suonate al White Angel, venerdì avete suonato a Piedi Monte Matese, che è il nostro paesino. Esatto. No, perché io quando avete presentato su Facebook l'evento ho letto ci abbiamo suonato quando avevamo 15 anni, ora è una sorta di rivincita. Sì. Suonare di nuovo là, perché... Perché facciamo delle canzoni obiettivamente brutte. Obiettivamente brutte, ma neanche. Abbiamo sempre fatto canzoni orecchiabili. Abbiamo sempre fatto canzoni nostre, che era già. Sì. Per avere 16 anni. È un vanto che ci vogliamo fare questo. Però ecco, da quando abbiamo finito il liceo non abbiamo più suonato. E quando è partito Robespierre Revolutionary Party è partito a Roma. Poiché noi due studiamo a Roma e viviamo a Roma da anni. Anche per questo diciamo si è. Diciamo sviluppato in maniera diversa, perché sì. E quindi suonare a Piedimonte era per noi un evento straordinario, possiamo dire, ed è andata molto bene, un sacco di gente, un sacco di facce conosciute, è una festa bella, siamo ancora inebriati dalla gioia. Questa è una domanda che ho fatto anche a Flavia. Voi comunque siete campani, però in realtà state a Roma già da un po' di tempo. Sì. Cioè, è vero che lì magari per le realtà emergenti e indipendenti c'è magari più possibilità di sviluppare i propri progetti che qui? Sì, come no, certo. Quindi secondo voi perché qua non funziona? Vabbè, dalle nostre parti c'è ben poco, qui vediamo che invece c'è comunque qualche locale, appunto il White Angel e altri locali, dalle nostre parti c'è ben poco dove suonare. Prima non c'era neanche il Cotton dove abbiamo suonato l'altra sera, diciamo, è stato aperto da quanti anni è aperto il Cotton? Da un paio d'anni, ed è l'unico posto dove stanno iniziando. Che offre un palco poi tendenzialmente, sì, sì, è questo. Sì. E da noi, e parlo dell'Alto Casertano, quindi di una zona abbastanza abbandonata, sulle montagne, periferica, e la musica non ha proprio difficoltà ad espandersi, ad avere pubblico, nonostante ci siano sempre state. Ci sono ancora band, ragazzi che fanno musica, però non c'è veramente la possibilità di uno sviluppo, di una carriera anche a livello indipendente, anche solo il voler suonare in giro e portare la propria musica sui palchi è complicato. Da in realtà, cioè, pure a prescindere dalle zone periferiche, anche per esempio a Napoli c'è già più difficoltà per un progetto proprio originale. Se magari tu hai la tribute band, ok, però se proponi un progetto tuo, già i gestori dei locali qui fanno più difficoltà a darti quello spazio per suonare. Sì. Beh, questo penso derivi dal fatto che i locali ragionano ancora dal punto di vista di quanta gente viene al locale, quanti soldi ci possono entrare. Allora tu sai che la cover band di Ligabue, bene o male, ti fa venire delle persone che si mangiano una pizza, si bevono una birra e si ascoltano Ligabue, quindi c'è una comodità di fondo, la tranquillità, le persone che cercano questo, mentre portare avanti le proprie cose senza essere riconosciuti è più complicato. A Roma è più facile perché ci sono tanti posti, e quindi tra i tanti posti ci sono anche posti che permettono di portare avanti della musica. Noi abbiamo iniziato a suonare perché abbiamo degli amici che hanno un locale a Roma, li salutiamo, il Pierrot Le Fou, che ci ha permesso all'inizio di farci suonare da sconosciuti assolutamente, che porta avanti a Roma un discorso di promozione di band emergenti, del sottobosco indipendente italiano, e devo dire che si stanno togliendo un sacco di soddisfazioni ed è diventato un punto di riferimento, come lo è chiaramente in larga parte il circolo degli artisti. Il disco l'avete presentato alle Mura? L'abbiamo presentato alle Mura, per noi è stata una bella cosa perché essendo forestieri a Roma, quindi partiamo con un gap rispetto agli altri, perché non abbiamo la rete di conoscenze, o meglio l'abbiamo, che adesso l'abbiamo sviluppata da quando siamo in giro un anno e mezzo, però all'inizio è stato più complicato. Andare a suonare alle Mura per noi era una cosa abbastanza complicata da fare. Ci siamo riusciti, abbiamo presentato il disco, è stata una serata bellissima, Flavio era presente tra il pubblico, quindi sì, può confermare o smentire, ma non credo. E niente, è stato bello, e quindi una soddisfazione in più per noi. Altra domanda, poi giuro che ti faccio parlare. No, io volevo, la mia domanda, le mie domande sono collegate ai pezzi che ascolteremo.
che ho una domanda anche su Dichiarami Guerra. Non so se è stata messa nella playlist che manderemo. No, abbiamo messo solo pezzi delle ok, più. Quindi io la faccio lo stesso dopo. Ok, un po'... la vuoi fare adesso o dopo? No, parla tu, dai. No, che visto che ormai vi conoscete da un sacco di tempo, suonate da un sacco di tempo insieme. Quando vi sposate. Qual è, secondo te, quali i pregi e i difetti di Giampaolo? Devo dire che hai rubato la mia domanda. Sì, io le rubo spudoratamente. Fatta la scorsa settimana, ho fatto questa domanda io. Vabbè, vai pure, vai, falla. Questa è come domanda mia, ricordate, l'ho fatta io. Va bene. Più il difetto, qual è magari il difetto di Giampaolo e qual è il difetto di Filippo? Prego, compa, così mi adeguo. Il difetto di Filippo... i capelli. Adesso non posso dire nulla di grave. No, io il mio difetto è che sono un cagacazzi. Cioè, sono abbastanza pignolo nelle cose che facciamo... e quindi magari alcune volte gli faccio il richiamo e lui avrebbe tutti i diritti per mandarmi a quel paese. Io questo però non lo potevo dire perché è un atteggiamento che apprezzo quando stiamo suonando, quando stiamo preparando qualcosa. Dal punto di vista musicale, io devo dire la verità, difetti non ne ha, anzi, io penso che la parte di Gian... io sono quello che scrive le canzoni, ma portarle dal vivo, anche gli arrangiamenti che abbiamo deciso per il disco, li abbiamo decisi insieme e le idee sue sono fondamentali per me, perché comunque Giampaolo è un po' l'istrumentista, suona un sacco di cose e quindi se riusciamo anche dal vivo a portare un suono migliore e più vario è grazie a lui. Difetto è, mentre io sono un po' più pignolo, lui invece è un po' più tranquillo, è una parte giusta, ogni tanto serve anche a me tranquillizzarmi, magari essere meno rigido. Altre volte magari avremmo bisogno di essere più precisi, ma alla fine ce la caviamo sempre, quindi va benissimo così, ci compensiamo anche in questo caso. Lui ha deciso, il difetto di Filippo e i capelli. Sentiamo bene, allora. Un pezzo live. Sì. Sì? Però io sono curioso della domanda su Dichiarami. Ah sì, allora, io volevo domandare questo. Allora, da quello che ho capito io, ascoltando la canzone e guardando il video... credo che comunque l'intento, o meglio il messaggio di fondo, sia, come ad esempio, facciamo questa storia d'amore, però sia collegata anche al periodo storico, forse. Un periodo storico che non è uno dei più felici, vedendo anche il video. Sì, sì, la canzone non è nata con l'intenzione di collocarla e catalogarla, sì, in un periodo storico determinato, ma la scelta di chiamarla Dichiararmi Guerra e il video che ho scelto, che erano delle vecchie immagini di un film di guerra, e, sì, la contestualizza. Non volevo fare il De Gregori, che è molto più bravo di me a fare le canzoni storiche, le canzoni d'amore basate su un periodo storico, però si può vedere anche come quella precarietà che ci poteva essere. Sì, cioè non è, nel senso, forse vedere una sorta di amore vissuto in quel periodo, cioè la difficoltà anche di vivere l'amore in quel periodo storico, che, se vogliamo dire, anche uno in contrasto con il periodo brutto di guerra, l'unica cosa buona magari è questo amore che riesce comunque a nascere nonostante un periodo di guerra, di morte. Sì, la puoi vedere tranquillamente anche così, e penso che questo è un discorso generale, che le canzoni sono belle quando tu riesci a trovare un significato diverso da quello che magari avevo pensato io che l'ho scritta, o Giampaolo che l'ha ascoltata la prima volta quando io l'ho proposta. E forse secondo me le canzoni dovrebbero dare proprio questo, cioè delle chiavi interpretative diverse, perché sono così, le parole una volta che le hai registrate non sono più le tue, quindi nemmeno le intenzioni alla base della canzone esistono più. Poi è bello avere un pubblico che le ascolta e ci ragiona sopra e magari ti dà anche dei punti di vista che tu non avevi immaginato, ma che magari sono ancora meglio di quello che era alla base del tuo lavoro all'inizio, quindi sì, si può anche contestualizzare in un periodo storico. Benda. Sì. Allora, ascoltiamo un altro pezzo live di Robespierre Revolutionary Party, che Non lo so, che mettete? No, il pezzo che dai, suonate adesso. Ah, il pezzo che suoniamo adesso. Ah, ok, adesso facciamo la traccia conclusiva del disco, che è abbastanza roccheggiante, direi. Adesso faccio una versione acustica che si chiama Soltanto Parole. Thank you.
parole, ma se le vedessi scritte che calligrafia. Ciò che più conta del resto è il significato che prendi da un verbo, da un segno, da una bugia. E ti riempi la bocca di paternali, dardi che lanci dalle corde vocali. La bocca di fiele di vetri, poi continuamente. Fai meno di me. Per te son soltanto parole, e concio eleganti per tender la sorte alla mia, col volto di chi vuole arrendere dietro ogni torto, e perdi ogni tua confidenza e mi dai del lei. Riempi la bocca di frasi amare, io resto diritto sfidando la gravità. Te ne riempi la bocca che un giorno era miele, poi semplicemente. Son soltanto parole, domande. Fra tutti i pezzi dell'EP ce n'è uno che vi ha fatto proprio penare dal punto di vista delle registrazioni? Sì. Secondo me Dormi Distante. Sì, Dormi Distante è stato quello, la canzone si chiama Dormi Distante, un'unità astronomica dal mio cuscino, ed è stato abbastanza complicato registrarla perché ha un ritmo tirato, abbiamo deciso di farla tiratissima, velocissima, e registrarla poi c'ha mille strumenti, c'è il banjo, il mandolino, la chitarra, il basso, cioè cassa, la cassa. È stato complicato farla, però poi quando l'abbiamo ascoltata alla fine abbiamo detto: ah, così lo volevamo fare. Infatti, e invece il pezzo a cui siete più affezionati? Dipende, forse sia Dormi Distante che anche soltanto parole. Siamo innamorati di questo, che è un pezzo nostro alla fine, che ha scritto lui, e abbiamo dato questa impronta, e ci è piaciuto molto come è uscito, forse è quello che ci è piaciuto di più. Sì, anche perché poi era, non era previsto all'interno del disco, cioè nel senso che le prime quattro canzoni del disco sono canzoni che noi abbiamo portato in giro per un po' di tempo, quindi erano, diciamo, eravamo anche allenati, mentre Soltanto Parole io l'ho scritta una settimana prima di andare in studio,
gliel'ho fatta sentire, gliel'ho portata dicendo questa canzone dobbiamo mettere assolutamente nel disco. Questa la voglio nel disco. La voglio nel disco. Quindi gliel'ho fatta sentire, gli ho detto questa dobbiamo suonare, dobbiamo fare una canzone beat. Infatti l'abbiamo arrangiata con l'elettrica, abbiamo anche giocato un po' sull'arrangiamento facendola mille voci molto anni 60, e dall'altra anche mantenendo un po' di lo-fi, di alcuni sonorità, soprattutto la chitarra del garage, che io sono appassionato del genere, quindi è stato bello anche giocare con dei suoni elettrici, e di solito noi comunque ci manteniamo in una dimensione acustica, quindi è stato ancora più bello giocare con... Quindi anche voi, come Flavia ci diceva prima, avete scommesso su questo pezzo, perché anche questa, lei è l'ultimo pezzo dell'EP. Questa cosa curiosa che li collega. Sì, sì, infatti sì. Penso che funzionava, penso che dava anche un'idea della direzione che col tempo stiamo prendendo, perché... Fino adesso è stato anche molto apprezzato. Sì, è stata... Possiamo dire che per adesso abbiamo vinto questa scommessa, se veramente l'abbiamo fatta anche inconsciamente, sì, su questo pezzo, sì, no? Sì, posso dire di sì. E altre date? Altre date per adesso ci sono delle cose in divenire, probabilmente a dicembre suoneremo a Roma, dobbiamo ancora definire nello specifico, probabilmente si continuerà a suonare insieme con Flavia alcune date qui in Campania, e a gennaio già abbiamo una data alle Mura che faremo intorno al 22 mi sembra. Quindi stiamo cercando piano piano di andare più in giro possibile, e anche di andare fuori Roma, che era il nostro interesse, perché dopo un anno che abbiamo suonato a Roma, ci siamo fatti le ossa a Roma. C'è il desiderio di farsi sì, conoscere. Quindi abbiamo approfittato prima di tutto di venire a suonare in Campania, perché essendo campani, non avendo mai avuto l'opportunità di esibirci nella nostra regione, con l'aiuto di Flavia, che anche lei condivideva con noi questa volontà, abbiamo cercato di fare questa cosa insieme. Devo dire la verità, la prima data è andata da paura, quindi speriamo stasera al White Angel. Di... E ricordiamo un po' dov'è possibile ascoltare ed acquistare il vostro EP? Allora, il nostro EP lo potete ascoltare gratuitamente da, prima di tutto, Spotify, quindi c'è la comunità di Spotify, anche sul nostro SoundCloud, che abbiamo voluto comunque mantenere il disco in streaming, perché abbiamo da sempre usato la piattaforma di SoundCloud, quindi... lo potete trovare così. Se volete la copia fisica, venite ai concerti, oppure potete invece comprare la copia digitale, quindi la qualità alta, tutto dai digital store, quindi da iTunes, Amazon, Google Play e mille altre. Riprendendo comunque, io due considerazioni devo fare. Sì. La prima è questa, che sia la scorsa volta che questa abbiamo avuto gruppi che hanno un modo particolare di interpretare la musica. Sì, è vero. Nel senso che l'altra volta abbiamo avuto comunque il gruppo, non mi ricordo il nome, l'esistenza di mostri. So per dire mostri proprio d'esistenza cosa, che comunque usavano il mandolino nel loro lo usa anche lui. E appunto questo, cioè, il loro modo di interpretare la musica, il banjo, uno strumento che poche volte, cioè, è molto interessante come modo di interpretare anche la musica. Sì, almeno nei gruppi che girano qua in Campania non siamo molto abituati a vedere, ma in realtà neanche a Roma, nonostante il mandolino napoletano, diciamo. Esatto. Sì, sì. E la cosa è che rende anche particolare il gruppo, ma anche il modo in cui loro riproducono la loro musica. E poi l'altra cosa, la devo ricordare, però anche questo mi sono fermato. No, non ricordo, lo ammetto, mi sono fermato. Mandiamo un altro pezzo? Sì, quale vogliamo mandare? Io lo faccio scegliere a loro. Allora, dobbiamo scegliere un pezzo del disco che vogliamo mandare, Dormi Distante. Andiamo a Dormi Distante, dai, che è la numero 3. La numero 3. E noi ci vediamo fra qualche minuto. Sì, sì.
un'unità astronomica dal mio cuscino. Non aspettarti che possa deporre le armi. Dormi distante, un'unità astronomica dal mio cuscino. Per quanto ritenga sensato dubitarti, non errà che mi dà ispirazione o qualche costellazione. È il capodanno dei delinquenti con il cuore. Scale che il giorno non arriva, sali le scale che il giorno non arriva, sali le scale che il giorno non arriva più. Termine, sì, non sono più ricordi la domanda, sì, che volevi fare? Sì, non sono più fare, smemorato. Allora, la domanda era questa. Dopo che mi hai parlato con l'ultima canzone, si capisce anche meglio la vostra direzione. Io quello che volevo domandarti, sì, alla fine dell'EP, anche collegato alla vostra direzione, c'è un intento? Cioè, quale messaggio volete mandare ai vostri ascoltatori, anche a noi che adesso siamo qui in radio? Se è collegato anche verso questo... questa direzione che state seguendo, se tutto questo è collegato? No, che sicuramente c'è una differenza rispetto al primo EP che è uscito, sì, sia dal punto di vista dei suoni, dell'arrangiamento, credo anche della scrittura, nel senso che penso di essere migliorato col tempo, ma credo che chiunque faccia una cosa per più tempo migliori, quindi sì, nel mio piccolo penso di averlo fatto anche io in parte. E il discorso dell'ultima canzone che definiva meglio era anche un modo di scrivere, un'attenzione melodica particolare, quindi era quello che volevo dire. Non credo ci siano altri messaggi da mandare con un disco, nel senso penso che sia il punto di partenza per, cioè abbiamo dimostrato anche che se entriamo in studio, che per noi è stata la prima volta, riusciamo a fare un prodotto per noi come vogliamo, quindi era la cosa fondamentale. E abbiamo deciso tutto dall'inizio alla fine, avevamo in testa precisamente come dovevano suonare le canzoni, avevamo gli arrangiamenti. Giancarlo ci ha aiutato a mettere le nostre idee, organizzarle, effettivamente poi farle, realizzarle, però penso che sia questo il messaggio che vuole mandare questo EP. Poi se c'è qualcuno che ci produce un disco avremo con più canzoni la possibilità di mostrarlo. Avete già in mente il prossimo singolo? Non voglio sapere il titolo, del, perché dell'EP, magari... dell'EP di adesso, questo EP qua, giustamente non ce n'è un altro. No. C'è quello vecchio, non è che guardiamo. Non penso che riprendiamo un singolo. Un disco singolo vecchio. No, siamo ancora indecisi, devo dire la verità. Ma ormai la musica è abbastanza limpida, il concetto di singolo per un EP emergente vale fino a un certo punto. Nel no, senso per me più che altro per immaginare qualche altra immagine di film che potreste vedere. Non lo so se continueremo a fare questa cosa delle sonorizzazioni, ma ci piacerebbe anche farlo un video effettivamente. Sì. Cioè, abbiamo già delle idee, video in quanto tale, bravissimo. Magari noi non ci saremo nel video, probabilmente, però fare un video che è effettivamente un nostro video. Però probabilmente prima o poi, anzi sicuramente, capiterà la possibilità di caricare tutto l'EP su YouTube. E per adesso ancora non l'abbiamo fatto, è fresco, preferiamo, sì, che la gente venga a sentirci live, live per avere anche materialmente il CD, perché abbiamo curato il packaging e tutto, e quindi è più bello averlo fisicamente. Però quando poi sarà che caricheremo le canzoni su YouTube, probabilmente la sonorizzazione la userò anche per le... Ottimo! Io ricordo, prima di salutare, che i Robespierre Revolutionary Party con Flavia Guarino suoneranno stasera al White Angel a Nola, quindi chi è nelle vicinanze può venire, trova anche noi. E niente, noi abbiamo già finito. A me dispiace sempre quando finiamo, perché vorrei sempre che durasse di più, 2 ore, 3 ore, però il tempo... Abbiamo i ragazzi che ci vogliono picchiare fuori.
atmosferico. Se era di giovedì potevamo fare sì, tutto esatto, il tempo. Però che ricordiamo che fra pochi minuti andrà in onda Metro Rock, quella loro puntata roccheggiante. Io ringrazio Filippo e Giampaolo per l'enorme pazienza, perché sono stati 2 giorni. E per la bella ora, non so, mezz'ora che abbiamo passato, ci siamo divertiti. E ci vediamo stasera. Va benissimo, vi aspettiamo. Ci sarà la puntata in replica. Ci sarà la puntata in replica, metteremo il podcast con i video. E noi ricordo a chi ci sta ascoltando che non andremo in onda giovedì prossimo. Ma già martedì e avremo ospiti che vi dirò a breve. Ciao. Mandiamo un altro pezzo. Ah sì. Sì, mi hai fatto salutare così. No, ho detto mandiamo un ultimo pezzo che mandiamo un ultimo, però lo sempre Filippo. Lo devono sempre annunciare loro. Questo è l'ultimo che ci è rimasto, perché due l'abbiamo suonati ed è Giganti. Lo ascoltiamo e ci ascoltiamo martedì.